qui Milano conduce appunto 1-0 in questa serie, in questo remake della semifinale del 2018, in cui proprio tu eri sulla panchina, forte a prendersela Mirotic, attacca lui Mirotic, raddoppio di Petruccelli che stoppa Mirotic, che poi se la riprende, rimane lì Petruccelli, bel rimantamento di Mirotic, Nebier può andare fino in fondo, Bilan gli oscura la vallata della Valle, che rimane un palleggio con Schiltz, poi Achele aiuta, palla nell'angolo, Tonut ancora ad attaccare, Tonut stoppato da Burnell, stoppato con recupero da Burnell, poi Cobbins e ancora e anche il recupero, qualche persa eccessiva da una parte e dall'altra, con Criston che poi trova nell'angolo della Valle che si sblocca, piroetta Petruccelli sotto da Bilan contro Tonut, lo porta vicino a canestro, Bilan scarico, Gabriel non può esimersi dal prendere questo tiro, Melli difende, Bilan si svita sulla linea di fondo, Bilan con pazienza, Bilan sono due, potrebbero essere anche tre, la palla in mano ferma un po' troppo, per cui sembrava non avere più sbocchi, Bilan è stato costretto a forzare, tiene lontano Melli, Bilan ancora in questo uno contro uno con Melli, Mirotic raddoppia, Bilan va nell'angolo della Valle, altro tiro dall'angolo segnato da Medeo della Valle, faccio qualcosa da questo punto di vista, qui Tonut riesce in qualche maniera a tenerla, della Valle con la difesa anche con la mezza stoppata, poi Criston si lancia, Criston, Nebier fa fallo, questa è la situazione con della Valle che poi ha difeso alla grande su Tonut stavolta. Sì, si erano chiusi bene, tutti di squadra per dargli una mano, creando gli spazi per attaccare della Valle e poi con pazienza un bel canestro. Cobbins si protegge con il ferro e risponde Brescia. Della Valle trova un varco, poi va sotto da Burnell che riesce a girarsi, adesso torna a lavorare, spalla a canestro, tiene il perno, salta poi, ma ne sono due, potrebbero essere anche tre per Burnell. Perché ha abbassato le braccia, la sua stazza è talmente superiore a quella di Burnell che doveva accontentarsi di contestare, anche perché comunque l'aveva tenuto fuori dal semicerchio, invece è saltato. Messingborg adesso spalla canestro contro Olla, blocco di Cobbins che riparte in quintetto in questo inizio di quarto periodo, va sotto, posizione profonda di Cobbins, ancora lui. Messingborg, angolo per Achele e poi torna centralmente da Cobbins, schiaccia per terra molto saggiamente per Petruccelli. Più rappresentativi, non si risparmiano in una gara di contatti e di colpi. Mirotic è tornato con Foyt marcato a sedersi, qui è un consegnato che non si concretizza, magari era un doppio palleggio.